utilità. Un gemellaggio antico, diciamo, in qualche modo storicamente, che però pensa al presente e al futuro. Di che cosa avete parlato e di che cosa parlerete con il sindaco di Chambéry? Sì, il primo gemellaggio della città di Torino che compie 60 anni e cercheremo di capire come si possa rafforzare e speriamo poi insomma anche a settembre-ottobre di costituire un evento simile a Torino. Motivi di ispirazione, trasporti, sostenibilità? Sì, alcune tematiche di cui abbiamo discusso riguardano appunto le tematiche ambientali, il tema dei trasporti, di una mobilità diversa e più appetibile dal punto di vista ad esempio del mezzo pubblico, e poi si è parlato anche di come è difficile, peraltro oggi mi diceva anche il sindaco, con poche risorse intervenire sulla qualità della vita dei cittadini e per farlo quanto sia necessario andare su tanti piccoli interventi capillari di agopuntura, e devo dire che su questo la visione era molto simile. Si parla spesso di macro regione transfrontaliera, può essere un futuro? Assolutamente sì, lo facciamo già appunto su progetti europei e lo si può fare in molte progettualità, scambiandosi competenze e professionalità e mettendole a sistema. E passiamo dall'altra parte delle Alpi, l'assessore alle relazioni internazionali, alla cooperazione e anche alla gioventù del comune di Chambéry. E anche per lei la stessa domanda. La cooperazione tra Torino e Chambéry è una cooperazione, in qualche modo un legame antichissimo che continua a svilupparsi sul presente e perché no anche sul futuro. Alors aujourd'hui nous fêtons le 60e anniversaire de ce jumelage, de cette coopération. Festeggiamo il 60esimo anniversario del gemellaggio tra Chambéry e Turin e soprattutto un gemellaggio storico. Sono due città molto diverse in parte, ma con alcune similitudini dall'architettura alla storia. Oui, on dit souvent que Chambéry est un petit Turin. Sì, si dice spesso che Chambéry è una piccola Torino perché abbiamo un'architettura che rassomiglia a quella di Torino. E che cosa si può fare guardando al futuro? In che cosa può consistere la collaborazione tra le due città dal punto di vista economico, dei trasporti, ambientale? Alors, au niveau du transport, nous avons régulièrement des délégations qui viennent de quartiers de Turin. Dunque spesso a Chambéry si riceve dei gruppi di quartieri di Torino, infatti, che sono interessati per sapere quello che facciamo sui trasporti, tra i legami tra i pedoni, le bici, le macchine e i pullman. Si continua su quella linea e poi anche sul rispetto dell'ambiente. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu de relations particulières sur l'environnement. Nous travaillons surtout beaucoup. Per il momento sull'ambiente non abbiamo avuto relazioni. Lavoriamo soprattutto sull'educazione e sull'università con l'Università di Savoie Mont Blanc. Quindi altri 60 anni di gemellaggio? Oui, sans problème. Senza problemi. Siamo molto felici di essere partner con la città di Torino, Turismo Torino, con la città di Chambéry e Chambéry Tourisme e chiaramente a Tout France Milano, tutti insieme a partecipare a questa bellissima operazione di un viaggio verso Chambéry per questo 60esimo anniversario del gemellaggio tra queste due città che, come sapete, storicamente hanno dei legami molto forti. Come sapete è molto facile, basta un clic e voilà. Si parte verso le due città, 2 ore 20 circa di treno e un biglietto spesso a partire da 29 euro, quindi da non esitare per un piccolo soggiorno per visitare entrambe le due città.